Campania che legge è presentato da Campania Artecard, il pass della Regione Campania, promosso da Scabec, che consente di visitare i principali siti culturali di Napoli e della Campania e di viaggiare a bordo del trasporto pubblico locale. Con Campania Artecard puoi accedere in 80 luoghi della cultura, tra cui i parchi archeologici di Ercolano e Pestum, gli scavi di Oplontis, la Reggia di Caserta e le grotte di Pertosa. Visita il sito campagnaartecard.it o la libreria protagonista di questa puntata. Buongiorno, siamo a un nuovo appuntamento con Campania che legge, la rassegna dedicata alla lettura e a tutti coloro che amano i libri, organizzata dalla Regione Campania con la Scabec, con la Fondazione Premio Napoli, il Festival Salerno Letteratura e la Fondazione Alfonso Gatto. E stamattina siamo al Vomero, quartiere storico di Napoli, quartiere che contiene bellezze monumentali, architettoniche, paesaggistiche di gran rilievo come il Castel Sant'Elmo, la Certosa di San Martino, questa piazzetta che si chiamerà Piazzetta Aldo Masullo e che quindi sarà intitolata al grande filosofo napoletano che era molto legato a questo luogo, ospita dal 2014 una libreria che si chiama Io ci sto, che è una delle bellezze del Vomero, è uno dei tesori culturali di questa città ed è anche la manifestazione di come i suoi abitanti si possano attivare per far partire iniziative spontanee di gran rilievo che lasciano un segno nella vita quotidiana del quartiere. Entriamo in libreria. Buongiorno. Buongiorno Claudia, ed eccoci nella libreria, bella, sempre più bella. E Claudia è la nostra presidenta e ci racconterà come è nata la libreria. Ha una storia particolare, vero? Eh sì, Io ci sto nasce quasi 7 anni fa, ormai, quando le librerie al Vomero stavano chiudendo, aveva chiuso Loffredo, avevano chiuso il reparto libri di FNAC e a quel punto un giornalista napoletano, un creativo, scrisse un post su Facebook: perché non ce la facciamo noi una libreria? E da lì tutti dissero Io ci sto, circa 200-300 persone che da quel punto in poi, era il 2014, cominciarono a lavorare per costruire Io ci sto. Infatti una delle caratteristiche è il volontariato, vero? Esattamente, siamo tutti cittadini, infatti amiamo definirci come la libreria dei cittadini, che lavorano organizzati in gruppi di lavoro, comunicazione, presentazioni, libri, c'è una grande democrazia e una grande condivisione di tutto quello che facciamo. Bene, benissimo, quindi anche un'organizzazione settoriale della libreria stessa, che è molto curata e di cui si occupa Alberto Della Sala, che invece è un vero libraio storico, glorioso. È il nostro libraio, sì, ovviamente noi non eravamo librai, noi eravamo solo lettori, quindi serviva un professionista ed Alberto è quello che si occupa del, diciamo, dell'acquisto, delle strategie di acquisto e vendita dei libri, e ruota attorno a lui uno staff di 30-40 persone che organizzano i turni in libreria per essere presenti qui tutti i giorni, anche la domenica, e per diciamo realizzare tutto quello che è oltre il libro e di cui si occupa Io ci sto. Per cui Io ci sto non è solo un luogo dove si vendono libri, ma è anche un'associazione che ha una serie di attività. Assolutamente sì, è un'associazione culturale, siamo da poco diventati APS, Associazione di Promozione Sociale, e quindi ci occupiamo di iniziative che hanno però il loro cuore sempre nel libro, quindi con l'obiettivo di avvicinare alla lettura soggetti diversi, anche svantaggiati,
dati, come abbiamo fatto con il progetto Aiutami a Leggere o con lo scaffale solidale, che è uno scaffale dove raccogliamo libri per persone che hanno difficoltà di lettura, come facciamo con i progetti realizzati con le scuole. Il libro è il nostro humus, è il nostro punto di contatto. Noi siamo tantissimi, tutti diversi uno dall'altro, ma se c'è un punto in comune tra tutti noi è proprio il libro. Ma durante il periodo di lockdown, e quindi questo anno drammatico, nel quale inaspettatamente però c'è stata una ripresa degli indici di lettura, vuoi raccontare come si è svolta l'attività? Sì, noi diciamo, con il primo lockdown le librerie sono state chiuse, quindi noi eravamo chiusi, ma ci siamo immediatamente spostati sull'online, realizzando presentazioni online praticamente tutti i giorni. Abbiamo scelto proprio di essere presenti perché volevamo innanzitutto mantenere un contatto continuo con i nostri lettori e con i nostri soci, e poi anche perché abbiamo approfittato di questa opportunità per entrare in contatto con autori che magari più difficilmente sarebbero venuti a Napoli. Quindi adesso abbiamo tutto un tessuto di relazioni che potremo utilizzare, speriamo presto, quando utilizzeremo la nostra piazza qui fuori per realizzare le presentazioni all'aperto. Già, perché la piazza diventa col bel tempo un altro luogo fantastico che la libreria può valorizzare. Ora auguriamoci di tornare presto all'aperto nella piazza che sarà intitolata ad Aldo Massullo, anche in virtù, anzi soprattutto in virtù di una proposta, di una campagna che è partita proprio dalla libreria del Vomero Io ci sto. E adesso passiamo all'incontro con due degli autori del libro O sete ancora, che è pubblicato per i tipi della libreria Io ci sto. Questo è il libro, che uno dei libri che Io ci sto ha pubblicato, ed è il libro del quale stasera parliamo con Brunella e con Francesco. Brunella Schisa e Francesco Forlani sono tra gli autori, tra i 16 autori che con grande generosità e grande entusiasmo hanno sostenuto questo progetto e vi hanno partecipato. Questo libro si intitola O sete ancora, e naturalmente il titolo vi riconduce subito al personaggio a cui questo libro è dedicato, che è Pino Daniele. Considerate che questo libro è stato il primo ad essere stato pubblicato dopo la morte di Pino Daniele, che è un avvenimento che ci ha turbati profondamente, con delle analogie, direi, no? Con il cordoglio collettivo che la città di Napoli ha vissuto quest'anno per la morte di Maradona, un altro cordoglio identitario, direi, no? Dunque, questo libro come è strutturato? Abbiamo chiesto a vari autori napoletani e non solo, ma principalmente animati da un'appartenenza alla città, di ispirarsi al titolo di una canzone, non solo al titolo, insomma, una canzone di Pino Daniele. Ognuno ha scelto la sua. E quindi Maurizio Braucci ha scelto Bella Ambriana, Antonella Cilento ha scelto Terra Mia, Marco Ciriello ha scelto Notte che se ne va, Maurizio De Giovanni Io so pazzo, Diego De Silva Solo per parlare, Francesco Durante, che abbiamo amato moltissimo, non è più tra noi, Quando chiove, Francesco Forlani, adesso ce ne parlerà tra poco, e cerca MKP, Enrico Iagnello Apocondria, Peppe Lanzetta ha scelto Donna Concetta, Lorenzo Marone ha scelto Alleria, io Titti Marrone ho scritto Un racconto su Quando, Antonella Osorio Lazzari Felici, Silvio Perrella ha scelto Santa Teresa, Angelo Petrella Viento, Luciano Scateni Sotto Sole, e Brunella Schisa ha scelto Napulè, che è un po' la canzone manifesto dell'appartenenza alla dimensione napoletana che caratterizza la figura e la musica di Pino Daniele. E nel suo racconto Brunella ricorda o immagina o rievoca un passaggio per Napoli in uno dei suoi ritorni. Brunella è napoletana, ma vive a Roma, lavora a Roma, è una delle firme più prestigiose di Repubblica, del Venerdì, per il quale cura una seguitissima rubrica letteraria. Dunque Brunella
tu racconti di un ritorno e a un certo punto racconti di tuo figlio, per il quale Napoli è solo una squadra di calcio. Ecco, come si trasmette secondo te alle generazioni dell'età di tuo figlio, dei ragazzi che hanno l'età di tuo figlio, la consapevolezza dell'essere napoletani, così come Pino Daniele in qualche modo ce l'ha raccontata? Guarda Chittitti, saluto tutti, sono contenta di essere con voi, io ci sto, sono una socia e anzi sono veramente contenta di essere presente stasera o insomma oggi con voi. E la domanda non so rispondere, perché il mio è stato un fallimento totale con mio figlio, nel senso che lui tifa Roma, io tifo Napoli, se ancora adesso, se io continuo a seguire il Napoli anche senza Maradona, ma mi basta Mertens, mi basta Insigne, insomma. Io sono riuscita però a trasmettergli quasi nulla, perché ce l'ho portato poco, perché la mia era stata una fuga da Napoli, anche se adesso sono pentita. Però attraverso la musica lui è napoletano, mezzo napoletano, perché conosce tutte le canzoni di Pino, conosce Carosone, conosce insomma Murolo, insomma, lo ha abbuffato di Murolo, ecco. E quindi tu racconti appunto un ritorno a Napoli nel tuo racconto e il dialogo con un tassista, una specie di figura paradigmatica, no? in fondo in tutto il mondo, perché il tipo di viatico più immediato e anche il primo di chi arriva in una nuova città. E tu in questo racconto ricordi questo tuo arrivo conoscendo, riconoscendo e non riconoscendo più. Ecco, come ti è apparsa, come ti appare e come racconti anche in questa deliziosa tua scrittura il rapporto con questa città che è mille culure, che appunto appare mutevole, cangiante, ma in fondo sempre uguale? Guarda, io ho usato un espediente, cioè mi sono, avendo scritto il libro comunque 4-5 anni fa, in realtà mi sono spostata nel 95, quando venni mandata dal Venerdì di Repubblica a Napoli a fare un'inchiesta su Napoli, e quindi sentì il bassolino, sentì gli amministratori, sentì il capo dei vigili, insomma feci un'inchiesta come si fa. La mia emozione era contraddittoria, perché da una parte si parlava di Rinascimento, di Napoli, di questa, e dall'altra io vedevo che poi i difetti della città erano rimasti tutti, erano quelli che però a me mi avevano fatto scappare e che in realtà poi mi davano una nostalgia terribile. Il dialogo con il tassista non l'ho inventato, è assolutamente vero. Io stavo perdendo il treno, lui mi ha preso a Piazza dei Martiri, a Via Martucci, e io ho detto, guardi, ce la deve fare, lui abbassava, e c'aveva il santino di San Gennaro e di Maradona. E quindi io nel racconto lo perdo il treno, in realtà il tassista me l'ha fatto prendere quel treno. E ora, se dovessi riscrivere un libro su Napoli, sarebbe molto diverso, perché nel frattempo è arrivata una nostalgia feroce, e poi Roma secondo me è peggio di Napoli adesso, quindi tutto quello da cui sono fuggito ora ci sono dentro, quindi non una nostalgia feroce, anche se poi insomma c'è una parte di me che ormai non è più napoletana, mi sono dimenticata il nome di alcune strade, questo è gravissimo, capisci? E quindi no, permettimi di leggere le ultime righe del racconto, del tuo racconto, Napoli e mille culure. In piazza Plebiscito non pulsa il cuore della città, eppure tanti anni fa, in quella stessa piazza, ha battuto il cuore di 200.000 napoletani. La musica di Pino l'aveva liberata dalle automobili e chiamato la città. Dopo 15 anni parlano ancora di quel concerto memorabile. Mi sento in colpa.
Io, il 19 settembre 1981, ero già fuggita e me lo sono perso. E adesso ho perso il treno. Grazie Brunella, ancora grazie per il tuo racconto, per la tua partecipazione con noi stasera e per le cose belle e così spontanee e così dirette che ci hai detto, come sempre, quando parli di Napoli, ma in generale dei libri e della scrittura. E adesso volevo salutare Francesco Forlani. Vedi Francesco, abbiamo qui Peli, misura di tutte le cose, madre di tutte le battaglie, che è uno dei libri di Francesco Forlani, che di libri ne ha scritti vari e che io citerò: Il peso del ciao, Parigi senza passare dal via, Il manifesto del comunista Dandy. Francesco è traduttore, poeta, performer e redattore del blog letterario Nazione Indiana, uno dei più belli e originali e anticonvenzionali che ci siano in giro. E proprio da questo io partirei, dall'anticonvenzionalismo di Pino e tuo anche, no? Un tratto che vi accomuna, perché Pino Daniele è stato il cantore magnifico di una città raffigurata senza oleografismi, senza i consueti ammiccamenti folclorici, senza indulgenze, ma anche con un profondo senso di struggimento. Napoli è una carta sporca e nessuno se ne importa, no? Per riprendere quel verso, credo che ci rappresenta tutti. E Francesco, tu hai raccontato nel tuo scritto E cerca e me capì, hai scelto E cerca e me capì. Ecco, ci vuoi ricordare quel racconto che cominciava con un concorso in magistratura? Riassumilo un attimo e dici le suggestioni fondamentali che ti hanno portato a elaborare dalla canzone E cerca e me capì quel particolare racconto. In realtà, come credo di poter riconoscere sia in Titti Marrone che in Brunella Schisa, che sono scrittrici che amo molto, credo di condividere con loro il fatto di essere un po' antennisti, no, della realtà, quindi di fondamentalmente non pensare a una scrittura come un artificio a tavolino, ma come l'alchimia, la sintesi di esperienze che avvengono nella vita, no? Per cui il magistrato era un magistrato incontrato 30 anni fa, era un uomo però non una donna, che proprio faceva il censore, cioè stabiliva il grado X, no, delle pellicole che sarebbero andate al cinema o in televisione. Invece una magistrata donna, grande lettrice e amica, incontrata appunto a Parigi all'inizio proprio del ritorno, attraverso i libri letti e condivisi, e poi le librerie, no? In particolare nel racconto la libreria e i libri diventano il medium, no? Di incontro tra questo magistrato donna, estremamente delicata, molto, molto dolce, che si innamora in realtà di una donna un po' più giovane, ma con cui comunica solo attraverso i libri, in effetti, che o lei ha appena rifiutato, appena preso dalla libreria, che nel racconto è quella di Raimondo, no? Della Dante Descartes. Raimondo Di Maio, sì. Esatto. E sia attraverso appunto una sorta proprio di corrispondenza, no? Però a mezzo libro. E quindi mi sembrava un omaggio alla delicatezza di quella canzone, perché quella canzone è proprio una canzone, direbbero amici comuni, a me e a Brunella, post coitum, nel senso che fondamentalmente è una canzone di una malinconia, di qualcosa che è già accaduto, e qui bisogna soltanto tirare un po' le soci, cioè tirare le fila, capire, no? Cercheme capì, no? Cioè proprio capire quello che è successo, quello che sta succedendo, quello che stava succedendo. E quindi, diciamo, spero nella riuscita di quel racconto, no? Che raccoglieva queste diverse esperienze e storie. Voilà. Con Pino c'è in comune anche un senso, un essere intimamente, profondamente napoletano, tuo come suo. Vabbè, tu sei nato a Caserta, ma sei napoletano nei fatti.
E allora pensavo alla napoletanità di Pino, che si coglieva già dal suo aspetto, un aspetto da Lazzaro caravaggesco, da faccia del presepe cuciniello, una di quelle facce eterne che si incontrano ancora per Napoli e che si trovano raffigurate appunto nei dipinti di Caravaggio, che sceglieva modelli dalla strada, o che si trovano sui pastori dei presepi classici napoletani. Dunque, queste facce da statuine, no? Queste facce da presepe, anche tu secondo me hai una faccia tipicamente napoletana, e già questo basterebbe a conferire a una persona delle stimmate di appartenenza perenni. Contrasta con una voglia di fuga che è stata di Pino, perché Pino Daniele si è allontanato da Napoli, ha avuto un rapporto complesso, controverso, a volte di rifiuto, spesso di riavvicinamento, ma poi di definitivo star di casa altrove. Anche tu stai di casa altrove, ma ecco, come risolvi questo tuo rimanere legato a una radice napoletana? A Natale tu mi hai detto che hai ricevuto il pacco da giù, che è un piccolo classico della nostra vita, però ecco, in tutti questi movimenti di ritorno e di diciamo andata via, come avviene di rimanere un figlio di Napoli? Brunella parlava della musica come elemento che la ricongiunge col figlio e consente di istituire un alfabeto comune. Per te qual è? Come si formula quell'alfabeto comune? Diciamo appunto, io come mi è stato dato l'occasione recentemente in un'intervista per la RAI di raccontare un po' questa dimensione che io chiamo, per restare ai peli, arcipelica, no? Nel senso che credo molto in questa visione molto, molto ben raccontata da questa tradizione creole, no? Di Glisson ed altri, no? Chamoiseau, che parlavano appunto di, in effetti, isole sì, però in realtà isole che si capiscono o si collegano, no? Attraverso una dimensione che è proprio del tout monde, no? Dell'arcipelago, no? E per cui in realtà, fermo restando, come diceva un filosofo, Edmond Jabès, no? Ebreo francese, no? Cioè naturalizzato francese, diceva che ogni viaggio non è altro che lo spostamento del punto di partenza. In effetti mi rendo conto, penso per esempio anche a un romanzo di Brunella, no? In cui racconta addirittura una preinfanzia, no? Quella nell'Africa d'Italia, no? Per esempio. Quindi come in realtà dei luoghi noi rimaniamo legati attraverso la parola, la musica, attraverso gli odori, i profumi, proprio siamo legati a quell'immaginario, no? Costituitosi nella nostra infanzia. Quindi per me non c'è pagina di letteratura che io scriva, ma anche per esempio l'ultimo esperimento bellissimo, veramente completamente folle, musicale, con Massimiliano Sacchi, con una bellissima regia di Rosario, tra altre cose, con l'orchestra dei quartieri spagnoli, no? Dei ragazzi, dei giovani dei quartieri spagnoli. Io ho scritto un libretto in franco-napoletano, no? Per loro, che è stato per me una... Cioè, per me, ecco, ogni volta si chiude il cerchio per poi rompersi e riaprirsi, no? E la musica è una grande culla, è una sorta di conca mobile nella quale tutti ci ritroviamo. Con questa immagine della culla io voglio racchiudere il cerchio del nostro incontro, ringraziandovi veramente tanto. Noi vi salutiamo tutti, salutiamo e ringraziamo Campania che legge.